vita alcune volte hanno delle fortune, e io penso di avere una fortuna prima a conoscere Luigi anche nell'ultimo periodo e poi a conoscere Francesca, è una persona vulcanica, anzi si preoccupa più lui di organizzare la, in questo caso la nostra campagna elettorale che noi stessi, mi inonda di messaggi, di idee, no? Avete la fortuna, vi dico perché, ve lo dico da amministratori, perché spesso i consiglieri comunali, gli assessori si trinciano dietro, si chiudono dietro al palazzo comunale e difficilmente si vedono in mezzo alla gente. Invece Francesco è una persona che è in mezzo alla gente, quindi penso che sia una fortuna per voi e ribadisco quello che diceva Francesco, quello che diceva Luigi, in questo periodo a vedere da tante persone è veramente difficile, perché le persone hanno paura, perché il periodo è particolare, anzi poi il periodo è estivo, quindi ci sono tutta una serie di cose. Io sarò brevissimo perché non voglio tediarvi, sono candidato nella lista ideata da Luigi che facendo un passo indietro e ha avuto il coraggio, anzi ho tante anomalie, sono entrato in questa lista e ho scoperto tante cose. Una delle anomalie è Luigi che ha fatto un passo indietro e ha dato la possibilità a 8 persone di giocarsi la possibilità di essere consiglieri comunali regionali, perché se c'era lui penso che difficilmente qualcuno dove sarebbe stato, quindi grazie anche a lui. Il piacere di aver conosciuto tanti candidati come Caterina, belle persone, quindi io cosa vi posso dire? Vi ringrazio per essere stati qui, ringrazio loro per avermi dato questa possibilità e il piacere di aver conosciuto tante belle persone.